Soddisfazione, siamo arrivati finalmente al fatidico giorno dell'inaugurazione di una caserma che meritava ormai da troppo tempo di essere inaugurata. Quindi un passo in più verso la sicurezza, perché la sicurezza significa anche percezione, avere un luogo confortevole dà l'idea di essere sicuri, ma soprattutto può significare mettere chi ci lavora all'interno nelle condizioni di lavorare meglio e di lavorare di più, quindi sempre a vantaggio della collettività. La grande notizia è che abbiamo anche una stanzetta deputata ad ospitare le donne vittime di violenza, una stanza particolarmente accogliente che può aiutare quelle donne che magari non hanno il coraggio di denunciare a farlo, perché quando si parla di violenza di genere purtroppo i dati sono sempre falsati dal fatto che c'è un grandissimo sommerso, anche perché molto spesso le violenze si celebrano all'interno delle mura domestiche, quindi c'è una sorta di reticenza a denunciare. Il fatto anche di creare un luogo confortevole può aiutare le donne a farlo. E questo a beneficio loro e a beneficio in generale della sicurezza. Il fatto che non ci fossero rappresentanti del governo. Effettivamente oggi qualche convitato di pietra c'era, era attesa la ministra Lamorgese, tuttavia noi comprendiamo che ci siano altri impegni concomitanti, però auspichiamo che da adesso in poi la collaborazione con Roma sia massima.